Bentornati su Fez. Finalmente comincia la nostra avventura fuori dal villaggio. Arrampichiamoci. Buon salve, signor Verme. Sono un bruco. Buon salve, signor Bruco. Prendiamo la rincorsa. Ah, non serve. Andiamo a prendere il nostro primo cubo. Ehi tu! Dimmi. Sembriamo faccine. Che figata, oh. Un attimo, non l'ho ancora preso. 5, 6, 7. Dov'è l'otto? Gira ancora. Eccolo. Grazie. Prego, figurati. Zitto, devo dire il numero. 8. Olè. Apriti sesamo. E andiamo avanti. Wow! Oh, ancora. Guarda questo posto. E lo vedo. Sembra importante, eh? Sì. Diamo un'occhiata qui intorno. Oh, ma dai, un'altra porta. Pensa un po'. Ti avevo detto che c'erano tante porte. Sì. Questa richiede 4 cubi. Sì, questa 8. Lo vedo. E quest'altra 16. So contare. Questo posto sembra importante. Porta, posto. Ah, non lo so. Per questo sei qui. Sì, ho capito. Ora vai a cercare i cubi. Ho capito! Me lo devi ripetere per tutto il gioco? Come ormai sapete, io registro i giochi e dopo li edito e li doppio. Ma perché avevo aperto la mappa qua? Boh. Ripartiamo! Sempre caro mi fu quest'ermo colli. Ah, finalmente si viaggia un po' tranquillo. Oh, ancora una cosa! Premi triangolo per visualizzare l'inventario. L'inventario conserva tutto quello che trovi. Ah. Ok, ho finito. Lo giuro. Grazie. Nell'inventario ho 2 cubi. Una mappa nera. Questa, non so cosa sia. Guarda che bell'effetto. E questo. Dai, pochi cazzi. Andiamo avanti. Yippee! Ah, che atmosfera di spensieratezza. Vuoto vista, porta nella radice. Aia, vedo un sacco di porte. Mi sa che ci saranno bivi a non finire. Quando mi trovo in una nuova area, in un gioco, di solito prima esploro e poi cerco di andare verso gli obiettivi, per paura che il gioco avanzi. Questo è quello che ho fatto per un minutino buono nella speranza di trovare qualche segreto. Per poi accorgermi che con la semplice pressione del tasto R1 sarei tornato da capo. Sono molto deluso. Riprendo a registrare la mattina dopo. Vaffanculo. E arrivo un attimo. Voglio un caffè. Che numero siamo? 1. Arrampichiamoci con la tecnica del saltello. Non l'avete mai usata? Arrivo, sono qua. Tutti arrampicano in questo modo se possono, dai. 2. E te chi sei? Sono la nuova voce. Non ti fa male alla gola? Un pochino. Porticina, dove sei? Ah, eccoti. Benvenuti nel Fantabosco. Buongiorno, scoiattolo. Squeaker. Squeaky. Grazie. Continuo. Ah, gli ho chiesto se ha visto dei cubetti in giro. Nel caso non aveste capito, ma mi sembrava abbastanza chiaro. Dicevo, raggiungiamo la cima. Fin qua tutto semplice. Wow, che bel posto! Da che parte si passa? Qua sotto. Ciao, amico coniglietto! Ora devo girare una porta per la quale serve una chiave. Ho delle chiavi, sì, le ho. Chissà dove mi porta questa porta. Ah, in un altro luogo normale. Speravo in una stanza segreta, qualcosa di particolare. Aspetta che muoio e arrivo. Non è che mi piaccia tanto sta cosa. Ti puoi suicidare ogni 3 secondi, tanto torni in vita subito. Ci sei quasi. Ditemi che si complica un po' più avanti, altrimenti due palle. No. Ok, di qua.
Questi si disintegrano. Oops. Bisogna far veloce, interessante. Ah, ricompaiono, meno male. Oh oh, sta succedendo qualcosa. No, di nuovo no. Ma gli è finito davvero? Sam, dove eri andato? Torna da me, ti prego. No, comunque non è finito davvero. Dun, 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 dun. Quelle piattaforme che si ricompongono sembrano cartucce della stampante. Posso chiedere, così a livello informativo, non è una spada, vero? Oh, un'altra mappa. Nera, ma è normale che siano nere. Controlliamo. Anche qua sono nere, ha messa tanto di bug. Torniamo giù in maniera pigra. Attendiamo. Whee! Dai, alla fine qui c'era un piccolo segreto saltabile. Molto bene. Qua su c'è della roba. Vengo a vedere. Dai, dimmi qualcosa. Ah, devo salire. Ok. Dai, parla. Chissà cos'è questo. Non saprei, è tutto uguale. Cos'è? Dot? Dot? È tutto qua quello che mi devi dire? Grazie, eh. Basta. Entriamo nella casetta. Speriamo non ci sia qualche taglialegna canadese che mi fa a pezzi. Un'altra stanza vuota. Secondo me si può fare qualcosa qua dentro. Datemi consigli. Oh, dove siamo finiti? Ma è casuale? O è giusto che sia così? Ho fatto qualcosa io? Rispondetemi. Ah, non ci voglio stare qui. Forza e coraggio. Questi poveri quadratini si stanno bagnando. Quattro. E comunque ero al riparo. Beato te. Ok, andiamo via sperando di trovare un posto un po' più felice, magari. Un altro caricamento. A sto giro facciamo qualcosa di un po' più ordinato. Oh diavolo, sta finendo il tempo. Molto bene, si parte con un bel teschio. Fantastico. No, ma in realtà non mette paura per niente questo gioco. E poi sono una persona forte. Ah, per piacere, mamma, vieni a giocare con me. Alla prossima!